È con grande piacere che vi presento questo mio filmato per la presentazione del libro dal titolo Musica tra salvezza e bellezza. Autrice la maestra di pianoforte e musicoterapia Sonia Zincani, editrice Costa, con la prefazione di Stefano Giannascoli. Un percorso professionale che dura da una vita, da quando il nonno gli regalò una tastiera giocattolo per il suo compleanno. Poi arrivarono i genitori subito dopo la scuola dell'infanzia che capirono, intuirono la passione, la determinazione della loro pargoletta per la tastiera, per il pianoforte. Ed ecco, all'età di 7 anni, arriva a casa un vero e proprio pianoforte. I giorni passano vertiginosamente, si cresce, ci si diploma, si frequentano corsi di pianoforte e di musicoterapia, che alla fine diventa la sua passione, il suo lavoro. Un libro che si legge in un batter d'occhio, in quanto ti prende, ti appassiona, articolato in 4 capitoli, musica e famiglia, musica e attività terapeutica, educazione e rieducazione nelle scuole e negli istituti penitenziari, ed infine, nelle ultime pagine, una playlist musicale di 5 brani, esaltando la spettacolarità della musica. Una serata ricca di emozioni e di buona musica, dalle allieve Carlotta Di Giandomenico, Alice Pierannunzio e Giacomo De Santis. A leggere il percorso di vita della scrittrice, la voce di Martina D'Addazio. È stato un grande piacere riabbracciare l'editrice Elena Costa, compagna di tanti servizi televisivi nelle più grandi network italiane. Un libro che ve lo consiglio, magari in questo periodo di vacanze sotto l'ombrellone, invece di smanettare con il vostro cellulare. In coda alla presentazione di Bisenti Fiorita, Gli scorci, i balconi fioriti, annunciati dalla collaboratrice della Proloco, Donatella Troiani. Ecco i premiati. 4° classificato Luigi La Guardia con 270 punti. 3° classificato Anna Falone con 279 punti. 2° classificato Pierannunzio Domenico 280 punti. 1° classificato Scipione Antonio 294 punti. In questa calda serata estiva ci ha uniti la magia della musica e le emozioni che ha evocato la maestra Sonia Zincani. Chiudiamo nel dire che la musicoterapia è una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo e, perché no, terapeutico. Sì, suono, melodia e ritmo possono agire sugli stati d'animo e sulle emozioni. Vediamo. Grandi successi a più non posso, prima con la TV in tutta Italia ed oggi con l'editoria. Con l'editoria. Esatto, prima con la televisione, lo sai benissimo, siamo stati in giro per l'Italia, ai tempi d'oro si facevano oltre 10.000 chilometri al mese e si è lavorato con tutte le televisioni private in Italia. Poi il passaggio dalla televisione all'editoria con l'esperienza della Radio Corriere TV, il settimanale storico della RAI, la fondazione della nostra rivista Italia Magazine e poi da diversi anni con la Costa Edizioni, quindi pubblicazione di libri, saggi, poesia e narrativa. Senza dimenticare il premio... Senza dimenticare ovviamente il premio Simpatia, ormai che è un'istituzione da oltre 40 anni. Con cantanti, giornalisti, sai benissimo, premiamo le migliori trasmissioni televisive, il miglior TG d'Abruzzo, politici, sportivi e personalità del mondo della cultura e poi premio eccellenza di casa nostra. Un saluto a papà Pino. Senz'altro, grazie, un saluto a Luigi Lucci, sempre nel cuore, grazie. Io non ho letto il tuo libro, scusami se ti do del tu, sì. Di che cosa tratta, di come è strutturato il libro? Allora, il libro è Musica tra salvezza e bellezza, è un excursus di alcune testimonianze della mia vita in cui parlo e scopro, faccio scoprire anche al lettore che significa
la musica come salvezza, quindi come terapia, ma anche come salvezza, nel senso come ascolto di una musica in un periodo anche triste della propria vita, come possa risollevare gli animi, e bellezza, quindi come musica che ci permette di avere quello sguardo verso l'infinito. E si articola in 4 capitoli. Il primo parla della musica e famiglia, il secondo parla della musica appunto nelle attività terapeutiche, il terzo parla di musica come educazione e rieducazione, quindi nella scuola e negli istituti penitenziari, e l'ultimo capitolo presenta una playlist di 5 brani, e in questi brani viene esaltata la spettacolarità della musica. Peggio che non sia il primo libro. Questo in realtà è il mio primo libro, sono in cantiere altre altre produzioni, uno relativo alla musica e un'altra non proprio di musica, ma sempre sull'educazione, sulla bellezza dell'educazione. Ok, buona fortuna. Grazie a Giacomo che ha eseguito il Largo di Handel. Buonasera a tutti, e un grazie particolare alla Proloco di Bisenti, all'amministrazione comunale che ci ha voluto oggi qui per presentarvi il nuovo libro di Sonia Zincani, Musica tra bellezza e salvezza. Questo libro è stato selezionato oggi proprio per il binomio bellezza, perché tra poco, dopo la nostra presentazione, avverrà la premiazione di Bisenti Fiorita, un concorso voluto appunto dall'amministrazione comunale e dal presidente della Proloco, e quindi ecco il binomio. Io ringrazio intanto il presidente, che non è qui oggi con noi, ma abbiamo in rappresentanza Donatella Troiani, e prima di iniziare la presentazione vorrei passare la parola al vice sindaco Umberto Di Sabatino. Il microfono un po', il filo un po' corto. Va bene così. Va bene, buonasera a tutti, sono molto contento di partecipare a questo momento culturale in questo bellissimo scorcio del nostro paese, l'Arcovestino. Porto il saluto del sindaco, dell'amministrazione comunale, e ringrazio tutti i collaboratori, soprattutto la Proloco, per la buona riuscita della manifestazione. Grazie a tutti. Grazie. E con noi anche il direttore del Conservatorio dell'Aquila, Claudio Di Massimo Antonio, quindi vorrei passare anche a lui la parola. Buonasera e benvenuti. Allora, dirò due parole sul libro, posso una piccola presentazione che ho avuto il piacere di leggere. Sì, è un libro che si legge molto volentieri, molto facile, scorre molto facilmente,
forse ancora di più per me, perché praticamente tocca le sfere del mio lavoro, insomma, ecco. Cosa dire? Musica tra salvezza e bellezza, comincerei proprio dal titolo. Musica dal greco vuol dire arti perfette delle muse, quindi la musica è un'arte perfetta perché è funzionale, perché non fallisce mai. Basta vedere, non so, a parte che per noi nel quotidiano è un po' come l'acqua, c'è sempre, non ne teniamo conto, ma c'è sempre. Se dovesse mancare, poi invece è così la musica. Ci sono tanti aneddoti, no? La vita senza musica sarebbe un errore. Schopenhauer diceva la musica è l'assoluto. La Bibbia stessa dice nel libro della Genesi, la musica è un dono di Dio che parla alla mente e al cuore. No. Allora, mi trovavo sì alla perfezione della musica che ci accompagna nel quotidiano. Basta vedere, insomma, accendiamo la radio, accendiamo la TV, anche il notiziario, che è una delle più asettiche trasmissioni della televisione, contiene musica. Guardiamo i film. La settimana scorsa c'è stato all'Aquila la presentazione da parte del presidente della regione Marsiglio della Fondazione Film Commission Abruzzo. Finalmente anche in Abruzzo abbiamo una troupe che si occupa di film, di produzione di film. Insomma, c'erano personalità, Gabriele Cirilli, altri attori abruzzesi che neanche conoscevo, Luca Barbareschi, De Laurentiis, il produttore, il presidente del Napoli, se non vado errato, no? Che è un produttore cinematografico molto, insomma, molto in auge. E lui disse, vedendo che c'era il conservatorio in rappresentanza tra i vari operatori, disse, allora, siccome il progetto prevede produzioni di film locali, fatti da locali e su soggetti dell'Abruzzo, disse, ricordatevi però che il film nasce muto con il supporto del piano, della musica, del pianoforte, quindi per dire che la musica è sempre presente. Morricone, non so, Tony Williams, ricordate un film, se non ha una buona colonna sonora, non sarà un film vincente. Tanti film diventano famosi grazie alla colonna sonora, avviene il contrario. Un piccolo esempio banalissimo: la colonna sonora dello Squalo, qualcuno la ricorda? Mi puoi fare due note lì basse? Mi fa. Queste sono le due note della colonna sonora dello Squalo che ha fatto, come dire, furore in tutto il mondo. Quindi per questo la musica è importantissima. Salvezza, per arrivare poi a bellezza. Salvezza sì, perché se noi ci affidiamo lo spirito alla musica, l'umanità può salvarsi, perché non è blasfemia questa. Ho detto prima che la Bibbia dice che la musica è un dono di Dio, quindi attraverso la musica possiamo veramente vivere bene, vivere meglio e salvare il mondo. Cioè, è una parola che ovviamente adesso si usa molto dire, ma perché la musica unisce, non ha confini né geografici né politici. In un periodo in cui l'Italia e l'Austria se la davano, due artisti da ponte, il nostro librettista e Mozart, hanno composto una delle opere più importanti della storia della musica, il Flauto Magico, per dire, quindi questa è la musica. E quindi vivere con la musica dà sicuramente un beneficio. Bellezza. Bellezza è la perfezione, quando una cosa è bella, quando è perfetta, e quindi si sposa con la musica che è perfetta.
Adesso due parole sul libro, che come ripeto ho letto molto volentieri, e poi ovviamente il contenuto sarà l'autrice, insomma, a rivelarcelo. Però lei affronta il problema della musica nella scuola. È vero, ha ragione, perché non si può, la musica è come l'atletica, come la danza, non si inizia a danzare a 18 anni, che ormai il corpo è già strutturato. Lo stesso vale per la musica. Quindi, oltre il livello accademico cui appartengo io, appartiene il mondo dell'AFAM, il conservatorio, bisogna pensare anche alla fase scolare e anche prescolare. Il governo precedente, non voglio fare politica, il governo precedente aveva un progetto di rendere la musica, l'erogazione formativa della musica in una filiera verticale, partendo proprio dall'infanzia. Questo governo pare che abbia intenzione, sono sicuro, che riprenderà questo progetto finalmente, perché dobbiamo adeguarci all'Europa. Siamo in Europa, dobbiamo fare quello che fa l'Europa. Noi, nel nostro piccolo, quest'anno abbiamo fatto, proprio qui, nell'istituto comprensivo di Bisenti, no scusate il campanilismo, di Castiglione, Malfino. Abbiamo fatto un progetto, è scesa una goccia, realizzato un progetto, è stato un primo esperimento, solo 4 mesi, con i bambini dell'infanzia. Abbiamo mandato 4 studenti nostri, 2 di musicoterapia, 2 di altri corsi, e hanno fatto questa esperienza. Il dirigente è rimasto molto soddisfatto e probabilmente lo ripeteremo anche l'anno prossimo in maniera un po' più strutturata. E facciamo anche altri progetti con le altre scuole. Abbiamo realizzato l'anno scorso un'orchestra di 150 ragazzini. Quindi quello che lei dice nel libro è vero, è assolutamente vero e indispensabile. Poi un altro aspetto che mi ha sorpreso, non pensavo di trovare, è che la professoressa, qui la maestra, la collega, ha frequentato il corso di musicoterapia a Pescara. Questa è una sorpresa perché all'Aquila abbiamo questo corso. E finalmente anche in Italia... questa disciplina viene riconosciuta a livello accademico, diventa un titolo spendibile sia nel mondo della scuola musicale che anche nel mondo della medicina, perché il corso si fa insieme in convenzione con l'università, con il settore, con il Dipartimento di Medicina e di Psicologia, quindi rilascia un titolo spendibile, ma molto utile anche nel... Noi mandiamo i ragazzi, penso l'avrai fatto anche tu, a fare i tirocini nei centri convenzionati, e facendo questo imparano molto. Infatti io spesso mi capita, non spesso, tutte le sede, le tesi le devo presentare, no? E per motivi di servizio le devo anche leggere. È noto soprattutto da parte delle donne, delle ragazze, perché nella tesi raccontano un po' la loro esperienza sia di studio che lavorativa, che iniziano parlando in modo specialistico, scientifico, quando comincia un trattamento con un paziente, e finiscono poi invece di parlare di amore. E questo credo che sia successo anche a te. Quindi questa è la musica. Grazie. Grazie per il suo intervento. Beh, per aggiungermi a quello che diceva all'inizio, la musica è vita, no? La musica accompagna la nostra vita, tutti i momenti più importanti e belli della nostra vita, no? Se pensiamo a una canzone, magari ricordiamo il momento, lo associamo magari, non so, un matrimonio, un compleanno, una nascita. Quindi mi aggrego e allego a quello che appunto lei ha detto. Sonia Zincani, con il libro Musica tra salvezza e bellezza,
racconta quello che è stato il suo approccio fin da bambina con la musica, ma anche quello che è stato il suo percorso professionale. Come anticipato, lei si è specializzata e quindi insegna musicoterapia, e all'interno di questo libro sono riportati alcuni episodi, alcuni momenti di vita professionale. Oggi abbiamo anche delle lettrici, so che avete preparato delle letture, quindi io intanto passo il microfono a Sonia Zincani per parlare di musica e famiglia, quanto è importante la famiglia e quanto è importante la musica nella vita anche dell'autrice, quindi di Sonia Zincani. Grazie, grazie alla mamma di Alice per avermi invitato e all'accoglienza bellissima che ho ricevuto, e alle parole del professore. Sicuramente nella mia vita la musica è stata importantissima, lo è stato sin da quando ero piccola. Io ho ricevuto il mio primo strumento musicale all'età di 2 anni, perché mio nonno materno aveva regalato a tutti i nipoti al compimento di 2 anni una tastiera a Buontempi, perché lui amava la musica. In realtà i miei cuginetti l'avevano utilizzata, io quando andavo a casa loro ci giocavo, invece la mia tastiera era segregata su un mobile sull'armadio da camera dei miei genitori, perché dicevano: ma sei piccola, quella è una tastiera, la musica è una cosa seria, non è un giocattolo. E io leggevo sempre Empi, perché insomma, Buontempi, ma senza fare pubblicità, ma così era la marca. E a un certo punto, a 6 anni, insomma, io desideravo veramente, i miei genitori finalmente si sono decisi a scendermi questa tastiera. Io uso proprio anche nel libro il termine scendere, perché per me era proprio, era alto, e quindi io desideravo che venisse giù, insomma, con me. E da lì è iniziato il mio percorso, da prima come studio appunto dello strumento, poi ho frequentato un corso regionale di musicoterapia perché non c'erano ancora i corsi accademici all'università, poi in realtà al conservatorio, poi in realtà insomma c'è stato questo primo corso a Pescara, insomma in realtà è stato il primo, poi anche altri conservatori fortunatamente anche in Abruzzo, anche che si sono adeguati a questa facoltà. E poi io ho deciso anche di fare didattica della musica, perché ho detto: mi interessa l'approccio, sono una maestra, come mestiere faccio la maestra, quindi l'approccio della musica. Sono molto d'accordo con le parole del professore, sono anche un po' polemica, perché dico: mi dispiace che poi soprattutto qui in Italia nessun istituto superiore ha ancora musica come disciplina. Questa è insomma veramente una cosa molto sgradevole, a parte insomma il liceo musicale, però le altre scuole superiori non hanno musica, e purtroppo a volte le scuole secondarie di primo grado si limitano un po', ecco, a fare il cosiddetto flauto o clavietta. Questo è un po', a parte alcune scuole, ecco, io so che ci sono tante scuole, qui abbiamo anche delle a Colle Corvino, so che funziona molto bene, c'è il maestro Pianella, Antonio Di Vittorio, che so che insomma innalza il livello musicale, però in tante realtà purtroppo non è così, e speriamo insomma di continuare invece e riuscire a dare il giusto valore a questa grandissima forma culturale, ma anche di formazione. E adesso Martina leggerà un piccolo passo del primo capitolo, quando io racconto di come è nata proprio la mia passione, quindi musica e famiglia. Voglio suonare il pianoforte, ripetevo. Da mamma ora capisco la grande attenzione che i miei genitori hanno avuto verso noi figli e verso di me. Loro hanno tentato, come sono stati capaci, di accontentare a tutti i costi il mio desiderio, percorrendo le strade che conoscevano e che non conoscevano,
facendosi semplicemente guidare dall'entusiasmo e dalla determinazione che leggevano nei miei occhi. Non era colpa dei miei genitori se non sapevano proprio a chi rivolgersi quando chiedevo di voler suonare il pianoforte. Loro, e a dir la verità anch'io, il pianoforte lo avevamo visto solo in televisione nei vari show, e la mia era un'immaginazione, ma non di quelle spoglie, futili, inconsistenti. Era una forza che mi spingeva ad andare. Dopo aver compiuto 7 anni, finalmente ricevetti il mio primo vero pianoforte, di radica, marrone, lucido, semplicemente meraviglioso. Non c'è, a mio avviso, una testimonianza più grande dell'amore di un genitore che, oltre ad averti messo al mondo, crede in te, scommette su di te, ma non per averne un tornaconto o un beneficio postumo, semplicemente perché si rende conto che tu sei unico e la fiamma che arde nel tuo cuore deve crescere e diffondere luce. È certo che per essere unici bisogna possedere in modo esclusivo qualcosa di essenziale, talmente difficile da esprimere a se stessi e agli altri da risultare talvolta enigmatico. Ciascuno è unico perché ciascuno ha qualcosa di enigmatico in sé da esprimere. Io non sono certa che i miei genitori abbiano mai riflettuto su questi concetti o si siano posti domande essenziali, esistenziali. So solamente che hanno creduto in me e mi hanno accompagnato, sempre, nel mio lungo percorso musicale con una semplice certezza. Se è quello che vuoi fare, noi te lo facciamo fare. Ogni volta che mi siedo, ancora oggi, sulla panca e guardo quei tasti bianchi e neri così immobili, fermi, inermi, provo meraviglia, perché so che di lì a pochi secondi l'incontro con due mani creerà qualcosa di straordinario, come se per un attimo lo strumento e io diventiamo un corpo unico. Il pianoforte è tutto per me, è la mia vita e nessuno può privarmi di esso. So che quando parla riesce a tirarmi su il morale nei momenti di sconforto, a crescere la mia gioia e sa mostrare il lato migliore di me. Quando suono, sento la musica che scorre in me, cattura ciò che il mio cuore prova e lo restituisce al mondo. Che bella la musica! Arriva a tutti. Sa parlare una lingua che non tutti conoscono, ma che tutti tocca come una piuma a volte, come una lama altri. La musica è famiglia. Grazie anche a Carlotta. La musica è tutto, la musica è tutto, ed è anche per questo che poi è nata, no, la musicoterapia. Parlaci di quella che è stata la tua esperienza in questo settore. La musica si avvale anche di questa grandezza, no? Di essere terapeutica. Il professore ha già prima detto, anticipato quello che, insomma, che poi contenuto principale soprattutto del secondo capitolo. È una terapia che non può viaggiare da sola, è una terapia che va, io spesso penso che sia come un affluente, no, di un fiume. Il fiume è sicuramente l'aspetto medico, però ci sono tanti affluenti, come esiste una fisioterapia, come esiste una logopedia, esiste anche la musicoterapia. La caratteristica di questa terapia è che utilizza un linguaggio universale. Non a caso io nel mio libro parlo di attività che ho avuto il piacere di vivere con persone non verbalizzanti, con persone non deambulanti, però la musica arriva perché utilizza quel linguaggio che, come diceva il professore, non ha confini, non ha età e soprattutto riesce ad andare anche oltre il limite del benessere fisico, se vogliamo, e restituisce un benessere mentale e fisico. Non si può parlare di musicoterapia se, ovviamente, a mio avviso, non si padroneggia la materia della musica, perché
sia a livello psicopedagogico ma a livello musicale, se c'è un certo punto, io anche nel libro parlo di un bambino con depressione infantile e dico a un certo punto, se questa persona inizia un ritmo binario che psicopedagogicamente ha un riferimento di rigidità, e io invece volevo scardinare quella rigidità e quindi propongo un ritmo ternario, perché è il ritmo della nina nanna, è il ritmo che viene associato alla mamma, quindi anche bisogna conoscere il ritmo ternario. Oppure per esempio io ho avuto l'esperienza di un ragazzino autistico non verbalizzante che produceva solo ecolalie. I primi tempi che lui veniva nel mio laboratorio facevamo fatica a entrare in relazione, poi a un certo punto ho scoperto che la sua ecolalia era un re bemolle, per cui io ad ogni sua manifestazione io premevo il re bemolle e cercavo di ricalcarlo, e lui si bloccava. È come se per la prima volta avesse detto: qualcuno mi ha capito. Effettivamente non era qualcuno, ma era la musica. Quindi il potere di avere quel suono, che era l'unico che lui riusciva ad emettere, perché lui non parlava, ed era un re bemolle. Grazie alla musica, dopo anni e anni di lavoro con questo ragazzino, per esempio, abbiamo festeggiato 7 parole la prima volta e poi altre 7, che per un normodotato 7 parole è un nulla. Ma per una famiglia, perché dietro ad ogni disabilità comunque c'è una famiglia che ha una disabilità, che accoglie una disabilità, è stata una festa, abbiamo proprio festeggiato con panini, insomma abbiamo proprio festeggiato 7 parole appartenenti all'Inno d'Italia, all'Inno di Mameli, perché lui era appassionato dell'Inno di Mameli, quindi siamo partiti da questa conoscenza pregressa del ragazzino e siamo andati avanti. Quindi io non sono un medico, per cui non potrei mai lavorare o pensare di curare una persona così da sola. Tutte le persone che ho avuto e che continuo ad avere in terapia sono persone che vengono comunque seguite da altre persone. Per esempio è venuta una ragazza con la tetraparesi, ovviamente non è che cammina, cioè è ovvio che non cammina, però lei desiderava danzare e quindi abbiamo sistemato il setting, abbiamo sistemato i cuscini, siamo riusciti a ballare. Lei riusciva anche armonicamente a muovere gli arti superiori, cosa che non riesce a fare nella quotidianità. Quindi la musica è salvezza, anche nel senso che oltre che salva l'anima, ma riesce anche a migliorare una condizione fisica o mentale che può essere temporanea o duratura, insomma perenne. E, ascoltiamo un pezzo di musica e salvezza. Quando lo vidi per la prima volta, i miei occhi non riuscirono a cogliere il dramma che viveva Stefano e di cui mi avevano parlato i genitori in un precedente appuntamento, quando mi esplicitarono il motivo della loro richiesta di aiuto. Era un bambino bellissimo, sembrava un angioletto, come di quelli che si vedono nei quadri di Raffaello, biondo, un po' ricciolino, paffutello in volto, con uno sguardo vispo e dolcissimo. Non aveva ancora compiuto 5 anni, frequentava l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e portava in mano con sé un pupazzetto di Batman che diventò da quel momento in poi il terzo elemento dei nostri incontri terapeutici. Stefano in apparenza era un bambino senza nessunissima difficoltà. Era verbalizzante, deambulava, era vedente, possedeva tutte le abilità cognitive di cui dispone un bambino della sua età. Eppure la sua quotidianità era caratterizzata dal fatto che doveva convivere con una zavorra schiacciante che turbava i ritmi della sua giornata e di quella dei suoi genitori, soprattutto della madre e dei suoi grandi occhi marroni che non brillavano. Sonia, non ce la facciamo più. Io non posso più uscire di casa con gli orecchini. Abbiamo bisogno di aiuto. Il motivo esteriore delle crisi e degli episodi di vomito era che Stefano non riusciva a vedere senza starci male
donne che indossavano gli orecchini. Il motivo più profondo era la sua paura di perdere la madre. Grande è stato il nostro lavoro per far emergere questo magma e renderlo inoffensivo. Siamo partiti giocando con gli strumenti musicali senza un vero e proprio fine terapeutico, ma per agganciarci, per farlo divertire e per far sì che lui venisse volentieri al laboratorio dove, oltre che suonare, cantavamo, giocavamo con Batman, facevamo disegni e soprattutto lui si divertiva da matti quando facevamo la nostra mossa di Batman con tanto di doppia ruota sul tappetone come saluto per darci il benvenuto e l'arrivederci. Il rito del saluto nelle terapie è fondamentale perché sancisce quel legame unico tra paziente e terapeuta, quell'atto di fiducia che predispone i cuori. «Creare dei legami? Certo», disse la volpe. «Tu fino ad ora per me sei un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te». E anche tu non hai bisogno di me. Io non sono che per te una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, non avremo bisogno, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Per noi era esattamente così. Quando Stefano entrava e le campanelle suonavano, anche i nostri cuori iniziavano a suonare simultaneamente. Le musiche proposte, sia melodiche che ritmiche, avevano carattere circolare e coadiuvante. Ad esse iniziai a proporre anche dei movimenti del corpo, che chiamavamo balli, con una coreografia circolare. Oltre ai balli, ai ritmi e alle melodie con la caratteristica della circolarità, anche il setting con lo strumento ORF venne sistemato formando un cerchio. Con gradualità iniziamo anche a maneggiare plastilina per creare da principio dei pupazzetti per far giocare il nostro amico Batman e successivamente palline. Poi iniziamo a palpare palline di gel, mangiare patatine tonde al formaggio, creare con le perline delle collane sino ad arrivare a creare degli orecchini da regalare alla mamma. Finalmente gli orecchini non facevano più paura. Finalmente, per modo di dire, intanto era trascorso un anno circa. Addirittura il mio dolce cherubino realizzò degli orecchini rotondi che la mamma ha indossato per mesi interi senza toglierli mai, eccetto la notte quando il figlio non la vedeva. La musica è salvezza. Potere della musica. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Allora, ovviamente voglio sottolineare di nuovo il fatto che quando dico questo bambino aveva paura degli orecchini, ma paura. La mamma non riusciva proprio a uscire, un giorno era sulla strada parco, oltre che lei non li poteva indossare, non, questo bambino non riusciva ad avere la pazienza di vedere un'altra persona che indossasse gli orecchini, quindi era diventata una fobia disabilitante per tutta la famiglia. Ci tengo a sottolineare che io ho lavorato su una parte, diciamo sulla parte esteriore, no? Quindi sulla questione proprio delle rotondità, della plastilina, ma dietro al mio lavoro o a fianco al mio lavoro c'è stata un'equipe che ha lavorato sulla famiglia perché c'erano degli importanti problemi e anche sul bambino c'era una terapeuta che lavorava sul bambino, quindi diciamo che siamo state tante figure e insieme
siamo riuscite a far sì che lui diventasse un bambino, un bel cherubino senza nessuna paura. Sicuramente per me la musica è stata la strategia vincente, perché lui amava la musica e quindi abbiamo giocato. Però poi ovviamente tutte le emozioni che venivano fuori venivano rielaborate in un laboratorio di psicoterapia. Quindi ci tengo a precisare che da soli non si va da nessuna parte, occorre, ecco, una rete di professionisti multidisciplinari. La tua professione ti ha portato a fare più esperienze, no? Una di queste è anche la rieducazione. Tu hai lavorato in un carcere abruzzese e hai avuto, ecco, sei stata a contatto con i detenuti. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Credo sia stata l'esperienza più importante della mia vita, che ho fatto e che spero di continuare a fare, che per vari motivi, dal Covid in poi, insomma, è stato tutto rallentato, fermato, ma sono fiduciosa che le autorità competenti rimettano in campo queste esperienze, perché a detta anche dei detenuti è stata performante. La musica è anche rieducazione, cioè se educare, come diceva anche il professore all'inizio, significa comunque donare anche delle strutture, perché la musica è fatta di armonie, quindi l'armonia è anche fatta di rapporti matematici. La musica quindi educa sicuramente ad un pensiero matematico, poi soprattutto il pianoforte, gli strumenti che hanno anche due mani, ci legge due chiavi. La musica educa all'ascolto, e per far sì che ci sia ascolto occorre il silenzio. Un musicista è educato al silenzio, e chi è educato al silenzio è educato anche all'ascolto dell'altro, che sia esso uno strumento, che sia esso un'altra persona. Quindi questo secondo me è anche un'altra meraviglia della musica. Educa alla collegialità, pensiamo ad un coro, pensiamo ad un'orchestra. Chi fa esperienza di coro, chi fa esperienza di orchestra, fa esperienza di comunità e riesce a stare con gli altri al proprio posto, facendo quello che gli spetta, aspettando gli altri e anche aiutando gli altri. Vedo sempre delle scene meravigliose quando qualcuno riesce a portare, per esempio, che non so, la struttura che copre un contrabbasso e un altro l'aiuta. È un'esperienza che permette di sviluppare quella competenza sociale di cui abbiamo tanto bisogno. Tutto questo è amplificato in un percorso di rieducazione, perché i detenuti hanno perso la libertà, ma hanno perso tutte queste caratteristiche, quindi hanno perso la capacità di stare con gli altri, perché l'ambiente penitenziario è un ambiente molto particolare ed è importantissimo che loro siano rieducati a questo, perché il nostro sistema penitenziario poi è rieducativo, per cui è importante che loro siano riescano a prendere a conservare quelle caratteristiche che permetta loro, in un momento in cui riescono fuori, ad essere in grado di stare con gli altri. Ma anche noi che li riaccogliamo dovremmo essere in grado di dare una seconda possibilità. Ecco, quella del rapporto con il giudizio per me è stata la parte più importante. Ho abbattuto tutte le barriere del giudizio e del pregiudizio. Sono riuscita a guardare, a lavorare con persone che avevano dei reati gravissimi. Non è stato facile, anch'io sono andata in terapia per fare un percorso di musicoterapia, perché dovevo anche spogliarmi della mia personalità. Entrare in un istituto penitenziario, non so se c'è qualcuno che ha esperienza, significa io dovevo togliere la fede, dovevo togliere degli orecchini, dovevo togliere tutto ciò che per esempio poteva caratterizzarmi. Ci dicevano di essere
tra virgolette, come loro, cioè nel senso loro non perché poi si poteva instaurare anche un rapporto di non fiducia, di non accoglienza, e quindi io ho dovuto perdere la mia personalità. All'inizio è stato molto difficile, poi in realtà è stato bellissimo perché siamo riusciti a lavorare insieme e sicuramente ho abbattuto il muro del pregiudizio e da quell'esperienza ho imparato che si può sbagliare, che bisogna essere grati a volte delle realtà in cui viviamo, o meno grati se viviamo in altre realtà, del fatto che sicuramente abbiamo questa capacità di scegliere, ma a volte la stessa capacità ci viene negata, quindi prima di giudicare dobbiamo stare attenti. E adesso Martina ci farà ascoltare l'ultima parte, appunto, che riguarda di questa esperienza. A volte non è semplice guardare l'altro che per vari motivi ha commesso reati per cui si prova ribrezzo e molte volte senso di schifo, ma nello stesso tempo non potevamo essere lì e non abbracciare le loro vite senza giudizio. Fu in quel momento che conobbi Gennaro. Immediatamente i nostri sguardi si incontrarono. Lui all'istante chiese ad una guardia se poteva tornare in cella. Venne accompagnato e al suo rientro in sala, eravamo nella sala del teatro della casa, portava con sé un pacco di fogli. «Gennaro, cosa sono?» chiesi. «Dottore, sono le mie poesie, perché io da quando sto qua dentro mi sono fatta poeta». In quel momento il mio cuore venne letteralmente rapito dai suoi scritti, da come usava le parole, dal senso profondo che le sue poesie emanavano. Fu l'occasione per viverlo appieno e scoprire che dietro quel volto, quelle mani, quel cuore da pluriomicida, c'era un uomo con la voglia di emozionarsi e di emozionare. Ci raccontò un po' la sua storia, i vari istituti penitenziari che aveva conosciuto e che avrebbe dovuto scontare altri 13 anni di reclusione. Io pensai, 13 anni? 13 anni è un sesto di vita, un pezzo di vita buttato. Lì mi sbagliavo. Nessuna esperienza può considerarsi sbagliata se porta ad un cambiamento e ad un bene. Penso che Gennaro avesse trasferito la naturale capacità di amare e di donarsi nelle sue parole. Di certo nelle esperienze di vita non erano emerse queste doti, eppure le possedeva. Da qualche parte erano nascoste e la poesia poteva divenire la sua arma bianca di conversione. Quel pomeriggio fu straordinario anche per un altro fatto. Chiedemmo a Gennaro se voleva che musicassimo alcune sue poesie per trasformarle in canzoni. Lui, dopo aver ribadito che non avrebbe mai cantato da solista, ci disse che preferiva che rimanessero versi. Venne realizzato uno spettacolo. Grande entusiasmo, si respirò per 3 giorni e tutti eravamo super indaffarati, tutti insieme, braccio a braccio, testa a testa, cuore a cuore, a collaborare come se fossimo amici. Come se fossimo uguali. Uguali. Eravamo uguali? Ma che significa poi essere uguali? Secondo me significa che chi è uguale non è differente da me, che è la mia stessa natura umana ed il mio medesimo valore. Di differente c'era la condizione. Libertà da una parte, non libertà dall'altra. Sì, eravamo uguali. La sera dell'evento ero emozionata al pari del giorno del mio diploma di pianoforte. Ci tenevo a fare bene e ci tenevo che loro facessero bene. Io avevo il compito di dirigere il coro e Palma di suonare.
Avevamo poi invitato un nostro amico violinista come sorpresa, che incantò dapprima i nostri artisti e senza dubbio il pubblico. I ragazzi e le ragazze dietro al sipario fremevano, anche perché molti di loro sapevano che avrebbero rivisto i propri cari ed erano lì per esibirsi proprio per loro. Brano dopo brano, poesia dopo poesia, lo spettacolo raccolse molto successo, tanti applausi e molte lacrime. Fu meraviglioso. Lo guardai fisso negli occhi e gli chiesi: perché? Nel mio perché era racchiuso tutto il mio rammarico e anche un po' di rabbia. Perché un uomo con un talento del genere era lì e aveva quel trascorso indicibile? Ancora oggi sono fortemente combattuta se giustificarlo o meno. In fondo credo che il libero arbitrio sia un dono che Dio ci ha fatto rendendoci poco meno degli angeli. Lui ci lascia sempre liberi di scegliere, in ogni istante, ma concordo anche che con Gennaro, quando penso che nascere e vivere certe realtà e in contesti piuttosto che in altri, con dei principi, valori differenti e spesso incongruenti, possa influenzare chiunque. Tutti i detenuti rieducati con la musica saranno migliori, perché la musica è cambiamento. Come avete sentito, il cambiamento, ma è anche salvezza e bellezza. E Sonia ci racconta appunto le sue esperienze appunto tra le pagine di questo libro. Sicuramente, innanzitutto ci tengo a precisare che tutti i nomi che avete ascoltato e che leggerete sono di fantasia, le storie sono tutte vere. Ho cercato, adesso chi ha letto il libro potrà confermare o meno, ho cercato di raccontare la verità senza eccedere nel sentimentalismo, però ci sono state delle storie, e queste sono alcune delle tante fortunatamente che ho vissuto, veramente forti, che non è possibile che non lascino trasparire un'emotività. Ma forse non sarebbe nemmeno giusto, altrimenti non potremmo parlare di musicoterapia. Abbiamo detto che la musica comunque è emozione, quindi non sarebbe stato giusto. La musica è anche bellezza. E, mi piace molto pensare all'etimologia della parola bellezza, che va al di là del senso estetico, ma che prende quel nome di bellum, no? Che significa buono, bellus, che significa buono, cioè qualcosa che rende buono, non buono, qualcosa che dona benessere. Quindi se la musica dona benessere, è qualcosa di buono e quindi è bellezza. Leggo qualche parte. La musica è anche fantasia. Da un momento all'altro, tempi e mondi impossibili possono prendere forma e vita. Ci sono fate che esaudiscono ogni desiderio con un solo gesto di una bacchetta o di un bibidi body di boo. Elfi che volano sui nostri cuscini per confidarci parole segrete, per aprire lo scrigno d'oro, pirati che salpano verso mari aperti per raggiungere isole deserte e ci rapiscono. Tutto questo c'era una volta e c'è ogni volta che la nostra mente inizia a prendere vita, un racconto quando iniziamo a leggere. Con la lettura si diventa capaci di spalancare gli occhi e le orecchie dal mondo dell'immaginabile a quello del possibile, solo per averlo impresso nel nostro cuore, nella nostra mente. Ogni desiderio, pensiero, così può prendere forma. Medesima sensazione si prova ammirando un quadro. Le forme, le linee, i colori, i personaggi parlano a chi li osserva ed è come se ci si sentisse spiritualmente dentro di esso.
un dipinto può infondere serenità, tranquillità, rispetto per la natura, equilibrio, ma allo stesso tempo confusione, inquietudine, dolore, distruzione. Le pennellate hanno una potenza visiva straordinaria che coinvolgono l'osservatore, lo rapiscono, lo catapultano dentro il quadro ed è lì che i singoli soggetti rappresentati prendono vita e interagiscono tra loro con l'ammiratore. Esseri che si muovono, stelle che si illuminano, individui che parlano, animali che corrono, tutto comunica un senso. Che si dipinga o si scriva, in fondo si persegue il medesimo scopo, raccontare. E quando a parlare non sono le parole né le immagini, ma le note? La capacità di immaginare mondi sconosciuti e rievocare quelli conosciuti è amplificata all'ennesima potenza, perché la musica è capace di donare sensazioni tra le più disparate: rilassamento, conforto, torpore, conflitto, angoscia, leggerezza e affanno. Tutto è musica, e la musica è bellezza. Musica e immaginazione dei mondi possibili, come abbiamo ascoltato anche dalla lettura, la musica appunto ci fa immaginare, ci fa viaggiare nel mondo, immaginare anche cose sconosciute. Alice esegue. Allora adesso facciamo un piccolo momento così terapeutico. Alice seguirà una musica e proviamo a immaginare il nostro mondo possibile. Thank you.
chiedo un applauso per tutti loro. Alzatevi. Carlotta, Giacomo e Alice. E Martina che ci ha deliziato con le sue letture. Grazie. Davvero complimenti, bravissimi. Beh, speriamo di aver attirato la vostra curiosità con il libro di Sonia. Se volete è possibile acquistare una copia, in fondo c'è la nostra collaboratrice. Non so se voi volete aggiungere qualcosa. Una cosa. Il microfono non attiva, sempre. Il solito problema. Mentre suonava Alice, che è la nostra compaesana, avete detto pensate a qualcosa, e io ho pensato, no? Forse la mia deformazione professionale, no? Di un amministratore che deve programmare. Allora pensavo, ma quando non ci saremo più noi, no? E per esempio il mio carissimo amico, che suonerà l'organo della chiesa? Alice! Alice! Bravissimi. Tra tanti anni, No, abbiamo ancora 35 anni, 40 anni. Non ci saremo. Grazie, ma io volevo salutare e chiedervi un applauso anche per Luigi Lucci, che oggi l'ha trovato veramente con tanto piacere. E tu sei presente, oggi sono venuta in casa tua, no? Sì. Abbiamo collaborato tantissimi anni, anche in giro per l'Italia. Vuole aggiungere qualcosa? No, è stata una bella serata, credo che insomma sia possiate essere soddisfatti. Solo una cosa, prima non l'ho detto, non l'ha detto neanche lei. Un musicoterapeuta deve essere versatile, perché può avere, deve affrontare da disabilità molto lievi a quelle molto, molto molto gravi anche. Quindi anche questo è un altro valore in più che voi avete. Va bene. Buonasera a tutti. Parola a Sonia Zuncani. Grazie per questo silenzioso ascolto, perché insomma ho percepito una grande, una comunità appunto sintonizzata ad ascoltarci, e questo credo sia la, questo credo sia la, la, lo scopo principale della musica, e ha avuto il suo la sua manifestazione. Grazie a chi mi ha invitato, e procediamo con un'altra bellezza, perché questa presentazione è inserita in un progetto più ampio, che è quello di Balconi Fioriti, ed è una realtà che io non conoscevo, infatti chiedevo prima a lei, molto molto carina. Io non ci potrei partecipare perché purtroppo non ho il pollice verde né niente, però vedendo anche qualche foto, molto, una bellissima iniziativa. Complimenti. Grazie a voi. La musica è una lingua universale, abbraccia tanti aspetti. Quindi noi questa sera con Bisenti Fiorita, dove premiamo la bellezza, ci riuniamo alla musica come bellezza. Allora, iniziamo con la premiazione. Un ringraziamento all'amministrazione. No, a voi, nella proloco. Siete stati bravissimi. Allora, diciamo pure come nasce Bisenti Fiorita. Quindi, possiamo fare il cambio magari? Sì. No, così siete più vicini al microfono. Diciamo come nasce Bisenti Fiorita. Allora, questa è Bisenti Fiorita, è la terza edizione quest'anno. È un'idea praticamente del nostro amico presidente del consiglio, di Antonis Marcello. E lui
l'ideatore di Bisenti Fiori. Una volta l'abbiamo ideata noi di Amores, veramente, la prima edizione. Ok, comunque, Amores o Marcello Dantan, siamo noi bisentini, insomma, tutti quanti. Comunque, questa è la terza edizione. Marcello, come sapete, Marcello è quello che cura l'arredo urbano, proprio c'ha il pollice verde, c'ha Marcello. Quindi io lo voglio ringraziare personalmente perché questa sera non può essere assente per motivi familiari, però inviterei tutti quanti a fargli un bel applauso al nostro Presidente del Consiglio perché ama molto il nostro paese e ci tiene molto, ci tiene. Questa è una cosa, ma come d'altronde, come tutti quanti noi amiamo il nostro paese, e questa sera è stato un momento veramente brillantissimo e bellissimo. Ripeto, dopo questo scorso di paese è proprio bellissimo, si presta a queste cose, alla musica. Un'ultima cosa volevo dire, la voglio dire a tutti, perché io per esempio vi racconto un aneddoto, no? Questo paese c'è una tradizione bandistica, Bisenti, e tanto tempo fa si rifece la banda, no? Vi ricordate? E allora tutti i ragazzi andavano a fare il primo solfeggio, io mi ricordo, no? Allora io andai, partecipai con gli amici, insomma fui bocciato in poche parole. Fui bocciato perché non c'avevo ritmo. Non c'avevo orecchio, non ero portato, perché bisogna essere portati per queste cose. Però poi passando il tempo, non lo so, la vita è fatta pure di queste cose, grazie al mio amico Claudio Di Massimo Antonio. È andato a Sanremo. No, a Sanremo, ma di più, ma secondo me per noi bisentini è stato qualcosa di più. È una buona strada, È stato qualcosa veramente di più. Perché lui ci ha dato la possibilità attraverso la nostra corale, perché noi siamo pure un paese di cantori, abbiamo una bella corale, insomma abbiamo belle cose a Bisenti, su, che ce le possiamo vantare, e ci ha dato questa possibilità di andare a cantare con Robby Facchinetti, quel cantante dei Pooh che tutti quanti conoscete. E noi della corale, insomma, io facevo parte della corale, faccio parte della corale, sono un tenore di antico tempo, e lui, grazie a lui io mi sono ritrovato sopra un palco. Addirittura una sera c'erano 120 strumenti musicali, mai visto una cosa del genere, e sono stati i momenti più belli per tutti quelli che hanno partecipato, anche per quelli che non hanno partecipato, ma che hanno partecipato attraverso le nostre emozioni. E per questo sono grato al maestro Claudio Di Massimo Antonio, mio grandissimo amico, la musica che mi ha fatto apprezzare la musica, e tuttora apprezzo la musica, ma soprattutto questa sera la cosa più bella siete stati voi tre, oltre alla lettrice, Giacomo, Carlotta e Alice in modo particolare, perché è la nostra compaesana, la nostra cittadina, e quindi io vi voglio ringraziare a nome di tutti per quello che ci avete regalato questa sera. Grazie. Allora, passiamo alle premiazioni. Il quarto posto va a Luigi La Guardia con 270 punti. Bravo. C'è Luigi La Guardia? Non c'è Luigi? Posso tirare io il premio? Come al solito Luigi non c'è. Siamo Luigi. Mettiglielo su Facebook. Il terzo posto va ad Anna Falone con 279 brava, punti. Brava. Vuoi premiare la signora Anna? Grazie. Dopo la manifestazione, appena mi spostate 5 metri, a sinistra c'è il balcone della signora Anna. Qua, è questo tutto fiorato, quello bellissimo, l'ho visto prima. Bello. Al secondo posto
c'è Pier Annunzio Domenico con 280 punti. Ok. Complimenti. Grazie. Mi chiede, guarda, dove, scusa. Metti vicino a Elena. Sicuramente. Perfetto. Ok, grazie. Ok. Logicamente, perché questa è la tua serata. Tu sei la protagonista. Ci sta il vincitore. Al primo posto invece c'è Scipione Antonio con 294. Meravigliato. Oh, che la verità non è che ho partecipato io, è mia moglie. Però la domanda l'ho fatta io e quindi per lei sarà una sorpresa. Benissimo. Ok, grazie. Grazie. Ok, Donatella, quindi abbiamo. Sì, se volete acquistare una copia del libro è qui in fondo, proprio sotto l'arco trovate le copie. Grazie. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Ah, un'ultima cosa, praticamente oltre all'attestato per i vincitori ci sarà un buon acquisto che ai quali vincitori sarà comunicato per la consegna presso il comune. Ok? Ah, ok. A molto giustizia. Siamo il paese di tanto. Alima, sei bravissima. Grazie. Grazie a te. Faccio una foto, piantagli dove c'è una foto. Tu ciao. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.